e non, bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono valucciasims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra famiglia Sher Gallagher. Ed è tornato a casa adesso il nostro piccolo bug. Ragazzi, è tornato, alleluia, avevamo la famiglia distrutta, ragazzi. Vi informo subito, allora, stanno tutti riposando. Diciamo che la chiacchierata, ci eravamo lasciati nello scorso episodio, con la chiacchierata dei fratelli, dei 4 fratelli Gallagher, Sher Gallagher, che stavano cercando appunto i tre di convincere Tyrion a far pace con Nicholas, ma soprattutto a chiarire con Stephanie. Le hanno detto che non si è comportato bene, che non era quello il modo comunque di porsi nei suoi riguardi. Questo tanto farà schifo per quando loro si alzeranno, però proviamo a lasciarlo qui, ragazzi, magari qualcuno riuscirà a usufruirne. Non Harvey, che sta proprio sotto, poveraccio, altro che Tyr, proprio sotto il Titanic, poveretto. Vieni tu ad accoglierlo, tesoro, tu, vieni tu. Anche che non hai finito di riprenderti, ma lui merita di essere accolto in questa famiglia come si deve. Vieni qui e dagli il bentornato, che poverino si è venuto a nascondere. E ragazzi, non è andata proprio benissimo, nel senso che Tyrion non l'ha presa poi così bene. Cioè, secondo lui i fratelli devono farsi gli affari loro, soprattutto Cersei, perché tutto il casotto è successo agli occhi di Tyrion per colpa di Cersei. Se solo Cersei non si fosse comportata in quel modo, se non avesse permesso comunque a Nicholas di comportarsi in quel modo, oh amore, tutto ciò secondo lui non sarebbe mai accaduto. Però Lynette, il muso dovresti lasciarlo libero. Ecco qua. Ora sì, la felicità è tornata sul volto della nostra Lynette. E ragazzi, non è solo Tyrion quello che, diciamo, ha avuto una discussione, perché avete visto, scusate, che anche Lynette con Harvey, ahimè, hanno avuto da dire. La nostra non voleva toccare quel tasto dolente perché sapeva, non capisco cosa, cioè, perché, ragazzi, scusate, sono forse scema io, ma fai il bagno a bug, fai un bagno a bug, vabbè, lasciamo stare. Dicevo, la nostra non voleva toccare quel tasto dolente perché sa perfettamente, ragazzi, che Harvey non ammetterà mai che essere tornato a quel lavoro lo rende infelice. Però, ragazzi, quando ha visto Harvey, proprio a causa di tutto lo stress che sta accumulando, prendersela con Arya, che è una povera frugoletta piccolina, a quel punto, ragazzi, non ci ha visto proprio più. E quindi è esplosa. E, ahimè, i nostri hanno discusso. Ora, non fate caso che poi hanno fatto fichi, gliel'ho fatto fare soltanto perché dovevano recuperarmi un po' di divertimento ed era, insomma, il modo più veloce per poterlo fare. Senza sfide per il tratto genio e non bisogna di stimoli mentali. Esatto, perché lui è proprio questo che sente. Questo lavoro non gli dà gli stimoli mentali, ragazzi, sufficienti, non lo stimola in niente proprio, a lui non piace, non è mai piaciuto e non piacerà mai. O meglio, forse quando era più ragazzino, sapete, ragazzi, no? Il potere, essere il vicepresidente, insomma, tutte queste cose. Fai un bagno a bug, però, tesoro mio. 20 anni per fare il bagno al cane che sta impalato qua e ora magari se la svigna pure. Fai un bagno a bug. Dovresti anche tornartene a letto, Lynette, perché sei esausta poi dopo. Non duri neanche mezza giornata, ok? E ecco, sì, lui si è preso un giorno di vacanza dal lavoro, ragazzi. Perché? Perché quest'oggi ci occuperemo dei nostri adolescenti. In che modo? Lo scoprirete presto, perché tra poco, immagino, inizieranno piano piano a riprendersi. Sono andate a letto tardissimo. Ecco, la prima che si sveglia è lei, ragazzi, non ci posso credere. Ebbene sì, la prima che si sveglia è proprio lei. Che, ragazzi, dire che è stressata, che il divertimento è sotto le scarpe è dir poco. Quindi, cara, immagino che anche questo faccia... Sì, dai, buttiamolo, ragazzi, tanto pazienza. Vieni qui perché l'obiettivo appunto è quello di farti un bagno, magari. La nostra è molto stressata, sia perché, ragazzi, vabbè, era dispiaciuta per il cagnolino, ragazzi, ovviamente, ma soprattutto perché suo fratello non ha voluto riconoscere le sue colpe. Lei vorrebbe convocare il club, vorrebbe effettivamente, a questo punto, ragazzi, l'idea di suo fratello Eddard non le sembra neanche tanto male, però, ahimè, chissà se andrà così. per ora non dico nulla. Vedremo più tardi, ragazzi, cosa accadrà in questo episodio. Però Lynette, brava. La votazione è ora aperta, va bene, voteremo più tardi. Lynette, tu vai a riposarti ancora un pochino, perché altrimenti poi non ce la fai davvero. Mentre la nostra qui deve assolutamente correre in bagno. Quindi tesoro, va in bagno. Ok, la vasca da bagno è pulita. Immaginiamo appunto che Lynette, ragazzi, l'abbia pulita. E si farà anche un bagno con la schiuma. Quindi forza. Tu conciata così, tesoro, proprio senza un pigiamino un po' più invernale? No, va bene, ok, come preferisci. La prossima a svegliarsi è lei, ragazzi, che ovviamente ferma, perché rischi di andarmi nel bagno sbagliato. Io vi conosco, vi imbucate nei bagni dove non dovete andare. Ti fai anche subito una doccia. E ragazzi, lei è combattuta. Perché da una parte no, ma tu che scrivi barzellette, tesoro, ma neanche fra 800 miliardi d'anni. Dicevo, è combattuta perché da una parte, ragazzi, le dispiace comunque aver detto quelle cose a suo fratello, dall'altra però le dispiace ancora di più, ragazzi, per Stephanie. Perché Stephanie non si merita il trattamento che Tyrion le ha riservato. Chiaramente io sto pensando a te, beh certo, e questo sì, la rende un pochino meno stressata, anche perché agli occhi di... Lavati un paio di volte i denti, tesoro, così mi recuperi la responsabilità. Agli occhi di Cersei, per esempio, ragazzi, è suo fratello che sta totalmente in torto. Ma non vedete Nicholas quanto è adorabile? E di conseguenza, no? Perché a lei non gliene frega niente, ovviamente, di quello che ha fatto Tyrion nei confronti di Stephanie. A lei frega soltanto di Nicholas, come potevamo immaginare. Harvey inizia a lavorare fra un'ora. Oh mamma santa, che fai Cersei? Tesoro, sta facendo un bagno. Quindi, hai fatto? Ti avevo fatto fare le chiamate di lavoro prima di andare a dormire. Ok, perfetto. La dai, puoi concederti di dormire un altro po'. E quando tornerai a casa però dovrai darti da fare anche con il discorso università. Lui sta ancora riposando. È un periodo che Eddard, ragazzi, dorme di più. Dai, tu stai messo bene, quindi sveglia, nessun dorma. Perché sì, oggi ci sono delle importanti, ragazzi, decisioni comunque da prendere per i nostri adolescenti. Ci sono dei cambiamenti, perché ragazzi, nella mia fantasia ovviamente loro stanno crescendo. Ora noi non vediamo compleanni e cose varie, però immaginiamo che ci siano. Cioè nel senso, loro stanno diventando sempre più grandi e di conseguenza anche i lavori, anche gli impegni tendono ad evolversi, a cambiare. Allora, vediamo un po' la colazione, cosa c'è per colazione. Direi di prendere questo. Lei sicuramente... Ma che è? Ah no, questa è la cosa, ragazzi, mamma mia. Mi sembrava il parfum. Pensate un po' come sto, buonanotte a me. E allora penso che dovrete mangiarvi questo, tesoro. Questo e solo questo, mi dispiace tanto. Ciao. No, questo direi di no. Ok, perfetto, mangiamo questo. Ma che è sta roba? I famosi decotti, ragazzi. Olè, non è una gioia? No, per niente. Allora, vieni qui e prenditi una bella porzione e poi accomodati al tavolo. Dove ti pare? Guarda, basta che ti siedi al tavolo. Oh, è sufficiente per acquisire il tratto responsabile. Prendi una porzione, accomodati anche tu al tavolo. E lei, ragazzi, ovviamente figuriamoci se si mangia quel coso, assolutamente no, lei mangerà un bello yogurtino, perché lei ci tiene alla linea. Lei consuma andando in palestra, ragazzi, quindi può permetterseli dei pasti più sostanziosi. Lei in palestra non ci va, quindi figuriamoci. E lei, ragazzi, è sì felice, però, insomma, non le piace, ragazzi, aver parlato in modo... così, diciamo, duro con suo fratello, perché lei comunque vuole un bene dell'anima a Tyrion. Quindi vediamo un attimo, chiedi della sua giornata. Lei cerca di prendere il discorso un po' alla larga. E quindi Tyrion, hai dormito bene? Programmi per oggi? E lei invece secondo me si mette in mezzo in modo un po' maliziosetto, quindi importuna maliziosamente, del tipo chi se ne frega dei suoi impegni di oggi, dovremmo invece parlare ancora del fatto del mio Nicholas. Certo tesoro, a te frega solo di quello. Quindi facciamo, indossa questo, dai. Buongiorno anche a te. Avete fatto quasi a botte? Eh? Non ti vergogni? Ma non ho fatto a botte con lui. Che cosa ti stai inventando? La vedi? Brienne è una bugiarda. Non ho mai alzato un dito contro Nicholas. Beh, ma potevi farlo. Smettetela, ragazzi. Non siamo qui per litigare. Dobbiamo chiarirci. Dobbiamo riportare la situazione a una situazione di pace, di armonia, non litigare sempre. Secondo me Eddard, che sta scendendo le scale, secondo me dice: oh, meno male che c'è qualcuno di voi che ragiona. È proprio come dice Brienne. Capirai, secondo me dirà lei, tu sei sempre dalla parte di Brienne. Qui non si tratta di stare dalla parte di nessuno, Cersei. Vogliamo semplicemente che tutto torni alla normalità. Non dobbiamo perdere tempo a prendere mosche. Mamma mia tesoro, sei così pallida però. Sotto queste luci. Cioè, una cosa devastante. Vediamo un attimo. Imposta colore e intensità di questa stanza, ragazzi, perché la vedo bella carica. Quindi vediamo un secondino di... magari diminuire un pochino. Vogliamo mettere delle luci... no, vabbè, oddio, così no. Magari un po' più calde, sì, ma... non così tanto calde. Così. Però... un pochino meno intense, no? Ci sta. Ecco, che si veda che è giallo il maglione, ragazzi, perché santo cielo, brillava di luce propria prima, adesso almeno va un po' meglio. Non pensi alla mia stella? Alla mia dorata stellina, al mio Nicholas? Penso anche a quella poverina di Stephanie. Ah, Stephanie. Sempre e solo Stephanie. Sentite, ok, va bene. Non mi sono comportato bene con lei. Ma lo sappiamo di chi è la colpa? Oh, basta con sta storia. La colpa è tua, Cersei, invece. E sai perfettamente che è vero. Mi state facendo venire voglia di lavare un piatto. E questo vi fa capire quanto sono stressata. Ok, vabbè. Tesoro, mettiti seduta, ti prego. Oh, e lui dirà, basta litigare, adesso fatela finita. E interviene Eddard, che lui è quello che, ragazzi, porta la pace. Ok? Cerca di farlo insieme a Brienne. Non sempre Brienne ci riesce, perché Brienne comunque è un po' più insicura di Eddard, secondo me. E quindi lui adesso farà una conversazione profonda con i suoi fratelli e dirà: quest'oggi stesso chiariremo... oddio ragazzi, scusate, chiariremo questa situazione, perché non si può andare avanti così. Basta. Deve finire, dobbiamo ritrovare l'armonia, come stava dicendo Brienne. Non è bello stare in questa situazione con tutti i nostri amici, perché, ragazzi, Nicholas sta messo così con praticamente la famiglia di Jay, ragazzi, detesta in questo momento, no la famiglia, però i due fratelli, quindi Nicholas e Stephanie detestano ovviamente Tyrion. Ichiro e Arumi, ragazzi, non si presentano perché non vogliono schierarsi, perché sicuramente lei già starà tempestando Arumi di telefonate. Hai visto cosa ha fatto mio fratello? Hai visto? Tu sei dalla mia parte, vero? Tu sei dalla mia parte, vero? E quindi, ragazzi, venire qui peggiorerebbe ulteriormente le cose. Di conseguenza loro non stanno più frequentando i loro amici. Eddard, immagino, veda Arumi al di fuori da qui, la stessa cosa lei, come abbiamo visto. E quindi, ragazzi, la situazione è un po' tesa, perché loro sono cresciuti tutti quanti insieme e il gruppo si sta sfaldando da quando c'è stata questa discussione. E di conseguenza, proprio questo... vuole far capire loro Eddard, vorrebbe che tutti, insomma, no, tornassero a far pace, all'armonia, ragazzi, che tutto tornasse com'era prima. Quindi per far questo, per ottenere ciò, ovviamente era meglio quando indossavamo il pannolino. La musica deve cambiare, ragazzi. Eddard, tu che cosa ne pensi, quindi? Non dovrebbe essere Tyrion a chiedere scusa? Ho ragione? Ho torto anche su questo, per caso? Perché secondo me qui ci saranno soltanto giornate di pioggia fino a che lui non chiederà scusa. Ed Eddard, secondo me, dirà: allora, io sono un ragazzo di mondo. Basta alzare la voce, Cersei. Ok, va bene, stanno sclerando tutti. Sono d'accordo con te. Ah, certo, sei d'accordo con lei. Sì, Tyrion. Devi chiedere scusa a Stephanie. A Nicholas vorresti dire, anche a Nicholas, però a Stephanie. All'hai ferita, non dovevi giocare con i sentimenti di qualcuno. Giusto? Non si gioca con i sentimenti degli altri. Senti da che pulpito viene la predica, tesoro, tu fai molto peggio. E Tyrion è stato pessimo. Quindi siamo tutti d'accordo su questo. Non ci vuole una scienza per capire che hai sbagliato. Ok, avrò anche sbagliato. Non sei neanche un po' pentito, ma certo che lo sono. Mi dispiace di aver fatto del male a Stephanie, ok? Mi dispiace, non ho pensato in quel momento. Capirai. Che novità, non hai un cervello. Come fai a pensare? Ok, va bene ragazzi, state calmi, state calmi. Tu lavora sodo. E lei dirà, basta, qua la situazione è da disco rotto, dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo adesso. E lei dirà, perfetto, convocheremo qui i club e parleremo. Ragazzi, diciamo che in questo momento quella che era una stella cometa brillante, meravigliosa, che splendeva nel cielo, ovvero l'amicizia con i nostri amici, adesso è diventata una stella cadente e dobbiamo darci da fare. Sono d'accordo. Eddard la pensa esattamente come me, quindi dobbiamo chiarire le cose. Va bene, ma non potremmo farlo uno alla volta, cioè tutti insieme qui? Succederà un casotto, ah, la realtà è che hai paura del giudizio degli altri. Te lo dico, se Nicholas dice qualcosa di sbagliato, non mi limiterò a chiarire la situazione con un guantone e una pallina da baseball. Quella pallina potrebbe arrivargli in testa, non voglio sentire queste cose, Tyrion. Hai capito? Mi stai urtando davvero. E ora sono molto tesa e quindi per rilassarmi... Non è vero tesoro, non sei tesa per niente, ma va bene. Devo guardare per forza la mia soppopera preferita. E allora, oddio no, ti prego, non quel ridicolo canale rosa. Oh mamma santa ragazzi, è molto giocosa. No, no, non il coccolone però, patata. Ok, che è uno... Che poi il divertimento è sotto le scarpe. Com'è possibile che tu possa avere quasi un coccolone da tutto questo caso? Vabbè, sei calmata? Va meglio? Ti sei ripresa da sola? Ok, perfetto, quindi guarda un canale e guardiamo per l'appunto, ragazzi, il canale rosa, visto che lei ci tiene molto. Dai, Tyrion, hai sbagliato, direi che è evidente, no? Devi chiarire ora, a parte Cersei, ma devi farlo. Stephanie non si merita di essere trattata in questo modo e tu lo sai bene. È vero, sono stato, guarda, a dir poco glaciale con lei. E me ne sono pentito, è che in quel momento ero pieno di rabbia, capisci? Tu non li hai beccati sotto la doccia a fare quello che stavano facendo, non voglio sapere quello che stavano facendo. Ok, ma io li ho beccati, tu cosa avresti fatto al mio posto? Me la sarei presa con lui, questo è poco ma sicuro, ma non me la sarei presa con Stephanie. Stephanie non c'entra niente. Quindi, riponi tesoro tu. Quindi fai l'uomo e chiarisci con lei. Va bene, ok. Non posso semplicemente mandarle un messaggino. No, non puoi. Ok, va bene ragazzi. Quindi Eddard, caro, prima di alzarsi ragazzi, il nostro Eddard ha detto, poi dobbiamo fare anche tutti quella cosa. È arrivato il momento di darsi da fare, perché da dopo l'ultima lite, quindi nell'ultimo episodio ragazzi di Harvey e di Lynette, i nostri hanno deciso di prendere tutti insieme una decisione comune molto molto importante. Lei vedrà sto coso ragazzi, ma per criticarlo secondo me. Quindi guarda il canale attuale. Vediamo ragazzi se diventa flirtante, sono curiosa. Ti prego, perché dobbiamo guardare questa immondizia? Non è immondizia, hanno fatto fichi fichi in un razzo. Sei tu che non capisci niente. Figuriamoci. Lui per me è immondizia. Ha ragione Brienne. E ragazzi, lui chiederà sicuramente il consiglio di sua madre. Queste sono le mille ragazze che lo cercano. Ma lui chiederà sicuramente ragazzi il consiglio di sua madre, perché sua madre non sa di questa situazione, ma ovviamente ragazzi non dirà quello che ha fatto, nel senso dirà, mamma sai, io c'è un mio amico che si è comportato in questo modo, ha una sorella, ha beccato la sorella in atteggiamenti intimi con un suo amico e per vendicarsi ha fatto questo, questo e questo. Ovviamente ragazzi non andrà a raccontare nei dettagli, perché va bene che Lynette è di larghe vedute, però fino a una certa ragazzi, e anche perché i suoi fratelli sono i primi a sostenerlo, cioè non li manderebbero più da nessuna parte da soli, come è stato per esempio durante le vacanze estive. Di conseguenza farà questa cosa ragazzi, ma prima secondo me chatta con, vediamo chi c'è in chat, vediamo. C'è lei. Già. Lei è in chat. Tesoro. Lui anche è in chat. No, secondo me chiacchiera un po' con tua zia, dai, scambiati qualche email, più che altro per conoscerla anche meglio. Ci può stare, dai, ci può stare. E lei adesso sono in un laboratorio e stanno facendo il lavaggio del cervello al protagonista per farlo innamorare di quella ragazza. Ah, cose molto impegnate, vedo. Lo so, tesoro, però dai, il divertimento sta aumentando. Più che altro perché è pieno di scemenze, sta roba, insomma. Questo programma, ai tuoi occhi, è pieno di scemenze, per l'appunto. Lui, ragazzi, è giù di morale perché pensa che ha la sensazione, ragazzi, che tutta la situazione qui non si risolverà proprio bene. Quindi siediti perché devi parlare con le tue sorelle e tuo fratello. Però tesoro, vestiti! Santo cielo! Ovviamente ragazzi non è nudo perché scherziamo, Eddard che si presenta nudo? Ti prego Eddard tesoro, ecco, bravo, indossa qualcosa perché santo cielo. Allora ragazzi vogliamo pensare a cose serie? Va bene! Puoi registrartela la serie? Va bene, lei è flirtante ragazzi, wow, è servito a qualcosa allora questo programma. Forse dovresti guardarne qualcuno in più per capirci qualcosina di più tesoro sull'amore. Allora vieni a sederti e verrà qui, perché immagino che starà dicendo Eddard, e sì scusate Tyrion, lui sì arrivo. Oh. Ok, ed Eddard intanto raga chi ti chiama, chi è? Ma chi è? Hai sempre un aspetto fantastico ogni volta che ti vedo. E sarà il suo innamorato, ragazzi, sicuro. Sicuro. E secondo me Eddard adesso farà una conversazione profonda con i suoi fratelli, ma ragazzi questa volta per un altro motivo, perché i nostri adolescenti, vi stavo per l'appunto dicendo poco fa, hanno preso tutti insieme una decisione importante, visto che i genitori continuano a discutere per i soldi, per il lavoro di Harvey, per tutta una serie di motivazioni che voi conoscete fin troppo bene, i nostri hanno deciso di rimboccarsi le maniche e trovare un vero lavoro. Quella che è, diciamo, un po' più, come dire, contraria ovviamente a Cersei. Non ci vuole una scienza per capire che i nostri genitori stanno per collassare con questo rapporto. Oh, sei così esagerato. Guarda, anche se andassero a vivere in un'altra galassia, probabilmente litigherebbero vista la situazione. Dobbiamo intervenire noi e fare qualcosa. L'idea di andare a lavorare è assurda, vacci tu. Ti prego, tu lo capisci, Tyrion, vero? Sono d'accordo, stranamente. All'inizio pensavo che fosse una cosa che insomma avrebbero risolto da soli, ma la stella della loro felicità non brillerà per sempre, ve lo dico io. Io sono d'accordo. Come al solito sono l'unica contraria, a quanto pare. Beh no, sto dicendo di solito anche Tyrion è contrario, quindi forse il fatto che Tyrion sia dalla nostra parte dovrebbe farti ragionare un pochino. Per te è facile, tu non devi diventare. Hai già mangiato? Io ho appena finito e sono piena, ok. Tu non devi diventare una stella. E Tyrion nemmeno? Qua l'unica stella sarò io? Stelle o non stelle? Se i nostri genitori divorzieranno, ci saranno spese legali, problemi, potrebbero finire i soldi e tu potresti dover rinunciare alla tua carriera di attrice, al corso che ti piace tanto. Vuoi questo? È questo davvero quello che vuoi? Onde anche considerare che dobbiamo considerare anche il fatto che non potremo permetterci un'auto. Oh, santo cielo. Stai parlottando della cotta? Ok. Cerca di uscire fuori dal tuo mondo, Cersei, non esiste solo la tua cottarella con Nicholas. Ah? Tu che parli di cotte, non ti ci vedo proprio, fai quasi ridere. Comunque ragazzi, basta, torniamo seri. Dobbiamo trovarci un lavoro, tutti quanti. Ma voi avete già un lavoro, non capisco quale sia il problema. Non possiamo crescere in quel lavoro più di così. Cersei, dobbiamo trovare un lavoro serio, vero, che ci permetta di guadagnare di più. O quantomeno, sta dicendo lui, ingranare cercando dei lavoretti. Quindi ora ci metteremo tutti alla ricerca di un lavoretto. Vi dico cosa c'è a disposizione, ok? Non dovremmo guardare dal computer, ma no, non serve il computer, basta anche uno smartphone. Io ho un'idea, andate voi a lavorare e io resto a casa. Smettila! Cersei, ha ragione, se la prende a pugni, sta pensando lui, è certo. Sentiamo un po' quali possibilità abbiamo. Ok, allora, perfetto, vediamo un po'. Ti piacerebbe guadagnare qualche simoleon extra? Vuoi lavorare quando decidi tu? Lavoretti ti offre l'opportunità di scegliere la tua agenda, di conoscere i sim del posto. Iscriviti oggi stesso per trovare un lavoretto. Perché abbiamo due stelline? Non lo so. ragazzi, fatemi sapere voi cosa significa. Forse più lavori fai, più lavoretti fai e più, non lo so, ti capitano magari lavoretti di qualità? Non saprei. Comunque, cercasi accompagnatore. Lia, e là amici lavorettatori, ho in programma di andare a ballare una sera e cerco una persona degna di stare al mio fianco. La disinvoltura non mi manca e spero neanche a te, però ti prego di non ballare meglio di me, Lia. Abilità consigliata, livello 3 di carisma. Questa è perfetta per Tyrion, ragazzi. Aiuto per collegare il televisore. Meredith, ho appena preso un nuovo televisore, ma non so bene come cavarmela con i collegamenti. Una volta era semplicissimo e ora le opzioni sono sconfinate. Cos'è un cavo ottico? Avrei proprio bisogno dell'aiuto di un esperto di tecnologia. Questo potrebbe essere perfetto per Eddard, ragazzi, che sta sempre lì a riparare qualcosa. Spostare i mobili. Vorrei spostare dei mobili, dice Dia, pesanti in magazzino. Ma forse dovrei dire vorrei che tu spostassi dei mobili pesanti in magazzino. Certo, va bene. E direi che questo potrebbe essere interessante per la nostra Brienne. Festa in spiaggia dell'ultimo minuto. Clara sta organizzando una bella festicciola annuale sulla spiaggia e credo proprio che arriverà più gente dell'anno scorso. Avrà quindi senz'altro bisogno di qualcuno che porti un po' di maiale calua, scusate, in più. Altrimenti non esiste alcuna possibilità che riesca a preparare il cibo a sufficienza per tutti. Livello 1 di cucina. Sto svolgendo alcune ricerche sulle rane, dice Joaquin, dell'isola. In poche parole controllo che non abbiano malattie nel registro tratti ereditari. Ho bisogno del maggior numero possibile di campioni. Una volta completata l'analisi di tutte le rane, potranno tornare al loro habitat. Ho saputo che la cascata è un ottimo posto dove catturarle. Allora, io sono indecisa per Cersei, ragazzi, perché alla fine si farà convincere ovviamente a fare sta cosa, perché lei potrebbe, in realtà, allora, qual è la mia idea? La festa in spiaggia, ragazzi, lei va lì, sì, magari compra del cibo, eccetera, eccetera, o comunque magari la madre cucina questo maiale, eccetera, e lei lo porta, ma con la cosa di imbucarsi una festa, di restare lì più che altro a divertirsi. Per quanto riguarda le rane, non gliene frega proprio un pelo di niente, però in compenso, ragazzi, può andare a Selvadorada, a Sulani. Lei, ragazzi, è questo. A lei fa gola la spiaggia e Sulani, fondamentalmente. Di conseguenza, direi che abbiamo trovato dei lavoretti interessanti. Quindi Eddard sceglierà aiuto per collegare il televisore. Livello 1 di manualità. Direi che può farlo. Vero, Eddard? Vero, tesoro? Inizia venerdì alle 15, proprio tra poco. Che bello! Vediamo poi il nostro... Allora, innanzitutto fatemi vedere lei quanto ha di abilità. Mamma mia, tesoro, l'empatia proprio zero, eh? Non te ne può fregare di meno. Scusate, l'abilità sta di qua. Ah, è almeno il livello 1 di cucina. Anche, ecco, off camera, ragazzi, ha ottenuto questo livello 1 perché non ha mai, ovviamente, mai cucinato. E quindi immagino che lui dirà... Ah, bene, bene, interessante. Direi che cercherò... Quindi cerca lavoretti. E quindi la mattina, ragazzi, la decisione è: loro tre potranno continuare il loro lavoro, ma la mattina dovranno integrare il tutto con un altro lavoretto, in caso suo, ragazzi, il pomeriggio. Quindi cercasi accompagnatore, è perfetto per lui. E quando devi farlo? Io, ragazzi, non controllo mai niente, mannaggia a me. Livello 3 di carisma, dovresti riuscire a farlo, perché inizia tra poco, tu il carisma ce l'hai e come, sei quasi al livello 7, quindi senza proprio nessun problema. Poi ci sarà lei, ragazzi, a cercare un lavoretto, quindi forza tesoro, dobbiamo sbrigarci perché se anche il tuo alle 3 siete proprio... Preferiresti far scoppiare una guerra piuttosto che cercarti un lavoretto, vero? Oh, va bene, va bene. Lei è molto ovviamente seccata, ragazzi, perché non vorrebbe ovviamente fare sta cosa, però tutti i suoi fratelli, persino Tyrion, sono d'accordo. Chi è lei per dire di no? Spostare i mobili. Sì, a parte lo sclero, tesoro, che spero ti passi presto perché è veramente seccante. E lei invece, secondo me, si imbuca la festa. Ragazzi, ve lo dico proprio onestamente. Cucina il maiale. Ah, devi cucinarlo. Trova e colloca un barbecue. Scegli l'interazione e preparare un pasto a base di maiale calua. Vabbè, ma come facciamo?